Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Randomizer. Nello scorso video ho perso il salvataggio ed ora sono nuovamente nel museo, dopo che ho rigiocato tutta quanta l'avventura, per andare ad affrontare il boss che insomma l'altra volta mi ha fatto crashare il gioco e perdere il salvataggio. Cioè, non dovevo salvare io per cominciare, però... 50-50, o meglio sono bug che non dovrebbero accadere ma che sono accaduti e vabbè, a sto punto amen. La squadra è leggermente diversa per causa di forze maggiori, però ho degli yokai piuttosto validi, momento della verità. Vediamo un po' se anche stavolta ci ricapita il poliministro che fa il buggamento pazzo. Allora, no, l'energy max non lo faccio, bando solo veloce la lotta, un pochino più veloce perché se no... è pazzo tu, eh. Fammi purificare. Però eccolo qua. Allora, calma, 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 calma. A questo punto riprendo la fight, ma devo affrontare un boss normale e non Pelipo. È un po' una fregatura, effettivamente. Purtroppo avevo uno yokai fortissimo che era malfinto e menava da far paura. A sto giro niente, ci becchiamo Samurai qua. Fantasmurai, che bisogna fare? Jibanyan ha un fottio di salute. Perché ovviamente viene dalla mod. Quindi aveva più salute. Vabbè, fa niente, dai. Tra l'altro i bug di Blancon ce l'ho avuto un'altra volta. Amici miei, dovete menare. So che menare il boss quando è chiuso non gli fa niente, però... Ti prego, non beccare la spada, ma becca il grande, becca il topino. Bene, bene, bene. Ok, questo e poi dopo ancora. Oh, gli Energy Max carichi di nuovo, perfetto. Ah, ti faccio di nuovo male, amico mio. Questa boss fight è lunga, purtroppo è un po' lunga, ma bisogna farla. Mena, 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 mena. Mamma Aura, se non sbaglio, Zia Cora, quello che è, fa cura, no, quindi non fa danno. Oh, già metà, più di metà vita. Prossimo giro lo finiamo. Bravi, prendiamo il topino. Che deve prenderci gli schiaffi malissimo. Allora, Gelocoda a sto giro non può fare. Energimax, ma è andata bene. Ai ai ai. È andata, meno male. Purtroppo il bug del museo capita non solo a me, ma ad altri anche. Che la boss fight finisce da sola. I livelli sono belli alti, eh. Pier, allora, come ti è sembrata questa notte al museo? Squid. A quanto pare si era solo un topo. Yokai? Proprio davvero una grande delusione. Ad ogni modo, sì, andiamocene a casa che è notte, uno vorrebbe anche dormire a una certa ora. Ci sarebbe un modo migliore per aggirare il bug della boss fight, però io ho preferito semplicemente togliere la cartella della mod e ho perso qualche yokai, boss, ho perso Malfinto. Però quell'altro processo era lungo, 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 lungo. Oh, e adesso invece c'è la notte, del festival, dove sì, andremo al festival, ecco, già ci siamo, ma andremo anche alla scuola. E ci sarà la boss fight contro il ragno. Una sfida da brividi. Proprio. Chissà che yokai incontreremo come boss, il ragno proprio? Spero di no. Tra l'altro, se non sbaglio, possiamo tornare a questa festa con Traspec. Nel 2 poi c'è anche Donchan. Non mi ricordo se Donchan c'è anche qui nel primo, ma potrebbe. E Donchan poi in realtà è lo yokai di Taiko no Tatsujin. Allora, intrufoliamoci in questa benedetta scuola. Trova le chiavi. Ho le chiavi. Pensavo di avercele già io per conto mio. No, devo prenderle qui allora, ok. Ci sta. Siamo dei delinquenti da oggi in poi, di fuori legge. Intanto qui incontriamo... Lo yokai Stilossa, se non sbaglio, o Skelebella? Stilossa, vedi, lo sapevo. Perché mi devo confondere da solo le idee? Se riesco a vederti, sono una specie di persona che ha dei poteri paranormali grazie a un orologio. Cioè, quella per ridarmi Sandrone devo andare a cercare la sua costola? Ma che spacchio di gioco è questo? Che devo andare a cercare la costola di una tizia morta? E là lo yokai ha fatto il ninja. Ha fatto il ninja Gaiden, guardalo. Corre, Naruto Run. Sì, va, è quel paese, scusa. No, è che, scusatemi, è che è un po'... Torna lì a fare il ninja, bravo.
Guarda il villaggio come il settimo Kage. Oh, va bene, non è male. Mai avuto questo yokai, quindi buono. Bubusette e draghi, draghetto, ciao, eh. Non mi interessi molto. Ora sei bello, sei un buon yokai. Oh mio Dio, storme! Scappo. Non voglio giocare con quello yokai. Al momento non puoi andare da questa parte. Cos'è che me lo impedisce? Buon senso? Eccolo qua. Pierre, senti, qui il piano sta suonando da solo. Sì, e suona pure male. Quindi se smettesse mi farebbe un grande piacere. Allora, chi è che suona che non sa suonare qui? Mi ricordo io quando strimpellavo la chitarra le prime volte. Non che ora sia chissà chi, ma insomma, non è che faccio proprio schifo. Peggio. Allora, Kyo Pistol. Sì, fai un po' schifo. Basta, grazie. Oh, le mie orecchie ringraziano. Trova lo spartito nella biblioteca. Ma sono appena salito. Ora là c'è il professor Squacignolo. No, quello non è Squacignolo, è quell'altra cosa. Cerca Nathan, perfetto. Nathanone. Ah no, per Nathanone possiamo anche uscire di qua, vero? Sì, dobbiamo uscire di qua, non possiamo. Se io salvo ora e gioco poi si bugga. Ah, ho anche il rango A, certo. Nathan, cosa vuoi fare? Non fare l'estremo gesto, Nathan, non ti conviene. Nathan, che fai? Giochiamo! Che no! È ora di giocare! È sempre l'ora. E mio Dio! Col ventre tutto quanto aperto. Questo c'ha un'ernia incredibile. Questo, se tu tiri un po', diviene un'ernia che se lo porta via. Dai, su. Allora, lui dobbiamo fargli male alle zampine. No, è molto peggio. Chissà se anche lui si fa comparire i cuori qui. Perché nella sua boss fight i cuori mi sa che compaiono non per una sua abilità, ma perché è proprio il gioco che li fa comparire. Oppure è una sua abilità, non lo so. Sì, compaiono perché è la sua abilità. Sì, stammi bene, mi colpisce. Quando fa la trasfusione devo colpirlo. Devo colpire i cuori. Ok, quindi sì, proprio lui che fa comparire i cuori, la boss non è diciamo, lo stage, ma è proprio la sua abilità. Certo, sarebbe stupido che fosse lo stage. Allora, sarebbe molto più facile, no? Cavoli, però lui incanta sempre, incanta. No, porca melma! L'ha fatta proprio all'ultimo perché stavo andando veloce. Ah, insomma, io vorrei riuscire a capire da dove prende la trasfusione perché gliele sto bloccando ogni volta, ma niente, eh. Non ce la faccio. Non so da dove cacchio le prende. Ci provo, ma dal nulla le prende. Ok, dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Qualche altro attacco ed è fatta, su. Non perdiamo la speranza. Dai, tu qui vai bene, bravo, bravo. Continua a girare, spinna, spinna, spinna. Mamma mia che fatica, oh non funziona mai a girare qua, mamma mia. Oddio, stammi bene, no. No, sentite ragazzi, finitelo per favore, finitelo. Mamma mia che disastro. Mamma mia che disastro sta lotta, perché poi è tutta inclinata. E non è come quando lo affronti nel laboratorio, nel suo studio, lì dov'è. Beccare i cuori non è facile, perché qua ce l'hai la visuale. È come se tu lo stessi guardando dal basso verso l'alto, mentre nello studio sei dritto. E vedi meglio i cuori. Per fortuna i livelli si sono fatti, un po' di livelli, i punti erano tanti. Almeno questa è la magrissima consolazione che posso avere. Vedere tutti questi yokai che non conosco mi preoccupa molto. Whisper, tu non conosci nessuno yokai, a parte quelli leggendari. Ah, ma perché qui si accendeva per andare al tetto, ecco perché non ci potevo andare prima. Ma su, lascia fare. Non è un poliziotto, ma ci osserva sempre lui. È uno stalker.
Ad ogni modo, finisce qui questa avventura. Nel prossimo episodio si finisce la storia principale. Se poi mi sento particolarmente voglioso, l'inferno infinito tutto nel video successivo a quello del finale. Ovvio. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!